fiori, un bel prato, un fantastico paesaggio. Qui vige il silenzio, la concentrazione. Come lamentarsi? Come poter dire non mi sento in pace? La noia? Beh, in fin dei conti ci sono diversi elementi che possono legare una città caotica con un posto come questo. Si possono fare nuovi incontri. Allora la giornata potrebbe movimentarsi. Beh, allora, che c'è? Che c'è? Normale, tutto normale. Beh, ma cosa vuoi di più? È un bel locale, hai una bella casa, hai anche una bella macchina. Dovresti sentirti realizzato. Realizzato. Ma non succede mai niente di nuovo. È sempre tutto prevedibile. Vorrei qualcosa di nuovo. Nuovo. Ah, bene. Vorresti cambiare attività. Andare in night. Bravo. Prova a farlo. Vedi i rischi che corri. Sei sempre il solito. Ti strozzerei. Innanzitutto, parla a voce bassa, qualcuno potrebbe sentire i nostri discorsi. E poi tu, alla fine, che cosa ne sai? Sei solo rappresentante. Ma smettila, sei sempre il solito, a volte non ti riconosco. Ne ho già una bella dose di baristi oggi. Buongiorno. Senta, ci prepari un aperitivo. Cosa c'è, Herman? Ti vediamo un po' teso. Non hai mica nulla da nascondere, vero? No, certamente. Sai, mentre eravamo in macchina, passavamo da queste parti e ci stavamo chiedendo dove Tina ha lasciato l'altra sera le sue chiavi di casa. Ero veramente arrabbiata. Ho dovuto dormire in macchina. Mi ha chiamato, piangeva. Ma poi abbiamo capito dove erano. O meglio dire, chi le aveva. Guarda, Tina, la giacca era quella. Proprio in quel taschino. Eccole! Siamo un mito! Dobbiamo ammettere che non è stato facile rintracciarlo. Abbiamo dovuto chiedere in giro. Ma tu quella sera mi hai confidato cosa facevi. E tra l'altro, quella notte, eri accorto di... Soldi. Allora, siamo qui anche per questo. La nostra prestazione l'abbiamo data. Ti ricordi, vero? No. Già. No. No. Ma dai, non riuscivi neanche ad aprirlo. Aprire cosa? Ma sì, li hai tirati fuori da lì, da quel taschino. Brava signora, quello lì, quello sulla destra. Beh, ora dobbiamo andare. Sai, noi tra un po' prendiamo servizio. Se ricordo, ci avevi detto che li avresti messi in una busta. Cosa? Cosa? Ma cosa? I soldi, naturalmente.
sarà mica quella lì? Ma sì, è lei. Guarda, Peppina e Emanuela, naturalmente. Siamo noi. Fa vedere. Wow, ci ha lasciato la mancia. Ma allora ti siamo piaciute? Ok, Ernie, noi alziamo i tacchi. Bye bye. E alla prossima. Grazie di tutto. E sei favoloso. Cosa peggio gli poteva capitare, povero umano, accusato e giustiziato dalla sua famiglia, da sua moglie, dagli abitanti del paese che tanto lo credevano una persona onesta e intelligente. D'altronde è accaduto ciò che in fin dei conti voleva, qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, ma solo lui conosce la verità e non può raccontarlo più a nessuno. E questo sicuramente lo fa riflettere e fa riflettere tutti noi. Se avesse pensato diversamente, forse sarebbe ancora lì, a parlare con i suoi amici, nel suo bar, con la sua famiglia.